Eccoci qua, ben arrivati a Timeline, buona domenica a tutti e a tutti, la sigla è inconfondibile, sta per partire il Festival di Sanremo e l'attesa è tantissima. Noi oggi non solo parliamo di Sanremo, ma allarghiamo il nostro sguardo sulla televisione, lo facciamo con l'esperto, l'espertissimo numero uno in Italia di televisione e anche molto molto temuto per le sue analisi, signori e signori, docente di media dell'Università Cattolica di Milano, il professor Massimo Scaglioni, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Marco, che piacere essere a Timeline. Grazie, grazie professore per essere qua. Allora, non è che fa magari un'analisi, una recensione di Timeline in diretta, no, perché io temo ovviamente. Adesso in diretta è un po' difficile. Va bene, meno male, meno male. Allora, grazie per essere qua con noi. Parto subito dal mio tablet perché lei ci porta il suo annuario, che possiamo dire è una sorta di Bibbia, no? Ogni anno lei pubblica questa sorta di Bibbia proprio della televisione, in cui ci spiega anche come cambia la TV e non solo, di anno in anno. Eccola qui, Total TV, intrattenimento, fiction, informazione e sport, farà broadcasting e streaming. Possiamo anche mostrare la copertina. Eccola qui. E io, prof, partirei subito dalla clip 1 e quindi da Sanremo. Vediamo insomma Amadeus quando va da Fiorello, viva Rai 2, grande successo di Rai 2, insomma cosa hanno combinato, vediamo. Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Amedeo, scusate per tutti, io sono Amadeus, per Giulia alle 4 mi sono svegliato e ballerino io sono diventato. Viva, 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 viva Rai 2. Viva, 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 viva Rai 2. Viva Rai 2! Ah, ma sono qua, mi vedi? Dove? Qua, dove davanti sei? A te! Dove? Nello schermo, guardami! Eccolo! Ciao, vedi? Giuri! Giuri! Avvicinati, Beggio, beggio! Vieni, Ama! Entra da dietro! Da lì! Da lì, sinistra, dove va? Ah, ecco, là. La prende là. Signori, il direttore artistico del Festival di Sanremo. Buongiorno, mi chiamo Amedeo, scusate per tutti, io sono Amadeo. Per giugno alle 4 mi sono svegliato e ballerino io sono diventato. Viva, 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 viva Rai 2. Viva, 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 viva Rai 2. Viva Rai 2! Ecco, professore, vado subito dritto al punto. Che festival di Sanremo ci aspetta e davvero come mai quest'anno l'attesa è così alta, altissima? Ma diciamo l'attesa è sempre altissima per Sanremo, è l'evento più importante della televisione italiana e quindi insomma lo si aspetta sempre con grande ansia. E devo dire che festival ci aspetta? Ma forse le parole chiave che possono un po' leggere Sanremo sono da un lato la tradizione, siamo sempre un po' abituati ad aspettare Sanremo. Sanremo è l'evento, diciamo così, più rituale, no? In cui poi le famiglie si riuniscono, si fanno i gruppi di ascolto, gli ascolti stessi sono veramente altissimi, come è stato dimostrato anche lo scorso anno. E dall'altro lato però poi c'è anche ogni anno ci sono degli elementi di innovazione, di cambiamento, di trasformazione, quindi è sempre interessante capire un po' in che equilibrio sta tra la tradizione, il rituale e poi gli elementi di novità, gli elementi innovativi, insomma. Certo, ecco, il nostro titolo, come leggiamo qua sotto, è Sanremo alle radici di un successo, no? Ecco, cosa rappresenta per l'Italia Sanremo? Che è un momento, forse anche, io penso, una settimana di sospensione, no? Di sospensione dall'attualità, dai problemi, insomma, dalle tante difficoltà. Cosa rappresenta Sanremo proprio per gli italiani? Ma Sanremo rappresenta, potremmo dire, un grande evento mediale, forse uno dei più importanti eventi mediali,
e anche guardando a partire dall'annuario che si citava all'inizio, ogni anno il Festival di Sanremo è in testa fra i programmi più visti. Ho segnato la classifica, abbiamo il programma con i programmi TV più visti, no, appunto, che lei riporta nel suo annuario. Abbiamo Sanremo al primo posto con 11,3 milioni di spettatori, poi l'anno scorso il secondo programma più visto, la fiction La Sposa, poi Doc nelle tue mani, poi l'Eurovision al quarto posto. Insomma, Sanremo al primo posto comunque, prof. Giusto? Sì, come sempre, questo diciamo è abbastanza usuale, c'è stata solo un'eccezione recente, è stato l'anno della pandemia, quando il programma più visto in termini di diciamo ascoltatori complessivi è stato un altro programma della Rai, un altro grande evento, cioè la puntata inedita del commissario Montalbano. Però a parte questa eccezione, di solito appunto Sanremo è sempre in testa, ma perché appunto l'evento più importante, l'evento rituale più importante della televisione italiana. Quindi questo ci si aspetta. Poi naturalmente sappiamo anche che, guardando la storia recente di Sanremo, ci sono stati anche degli alti e dei bassi, ci sono stati anche dei momenti magari un po' più difficili, e però devo dire che secondo, dal mio punto di vista, le ultime edizioni, penso soprattutto alle edizioni che sono iniziate con la direzione di Fabio Fazio, poi appunto Conti, poi Baglioni, infine direi forse in particolare Amadeus, gli elementi anche di novità sono stati molto importanti. Direi che il segno più importante delle ultime edizioni di Sanremo è stata proprio la capacità di ritornare, certo, ad essere un prodotto intergenerazionale, cioè ritornare infatti, a conquistare... Voglio rimanere proprio su questo aspetto che lei ha sollevato giustamente, no? Appunto le nuove generazioni, anche i ragazzi, no? E parlerei dei social, professore, perché guardi, per esempio, a parte, mostro al mio tablet il Fanta Sanremo, questo gioco che c'è online ormai veramente ha conquistato tutti, lo possiamo vedere e lo sto mostrando dal mio tablet. E poi, oltre al Fanta Sanremo, ci sono anche tutte le battute, per esempio un tweet: le ore che dormiremo durante la settimana di Sanremo, zero, che giustamente dura tantissimo, perché i social sono un po' il nuovo gruppo d'ascolto, no, professore? L'ha organizzato il gruppo d'ascolto per la settimana prossima, è tutto pronto? Beh, assolutamente, certo, sì, siamo già prontissimi, ecco. Sicuramente per la prima e per l'ultima serata. Sì, ma infatti è questo il punto, Sanremo è insieme questa tradizione che dura da decenni, e però insieme anche la capacità di rinnovarsi, e appunto si citavano sicuramente i social, e Sanremo è senz'altro uno degli oggetti più discussi sui social nella settimana anche precedente e successiva a Sanremo, ma poi c'è anche altro, ormai c'è la televisione che esce dal teleschermo, che si vede attraverso le clip, che perfetto, si vede online, perfetto, e anche da questo punto di vista Sanremo è un grandissimo produttore, diciamo così, di contenuti. Ecco, ha citato, professore, la televisione, lei massimo esperto, non posso non chiedere e anzi fare con lei un bilancio proprio dello stato di salute della televisione, e quindi partiamo dalla clip 2, vediamo ancora un po' Fiorello e Amadeus cosa hanno combinato, sempre a Viva Rai 2, questa volta Fiorello da solo, e poi vogliamo sapere, insomma, ma la TV generalista è morta? Partiamo dalla clip 2. Pensate che Amadeus quando arriva a Sanremo, io lo so, perché, allora succede, tu quando arriva lui al casello, la sbarra si alza da sola senza bisogno del telepass, allora lui arriva, ha già preso possesso nell'ufficio del sindaco, perché sa quando arriva, ieri ha sposato due coppie, e tra l'altro oggi pomeriggio facciamo un applauso, gli in bocca al lupo, perché oggi pomeriggio c'è un appuntamento molto importante a Amadeus, perché farà il rogito per l'acquisto dell'Ariston. Morandi è lì. No, Morandi ancora non si è fermato, cioè lui ancora sta correndo, lo chiamano il criceto della Riviera. E quando si ferma? Ecco, rimaniamo proprio sulla televisione, partendo dal suo annuario. Ecco, le voglio chiedere, la TV generalista è morta? Ma direi proprio di no, anche se è data per morta da tanti anni, già negli anni 90 si parlava della morte della televisione, evento che per fortuna non è mai avvenuto e credo non avverrà mai, perché la televisione è esattamente questo, la televisione è ritualità, è la ritualità del mattino di Fiorello, ormai con insomma un pubblico molto affezionato, e la ritualità molto più grande ovviamente di Sanremo o delle fiction. Quindi sostanzialmente la televisione generalista rimane molto centrale. Pensate che ogni sera oltre 20 milioni di persone guardano la televisione nel prime time. Quindi la televisione resta al centro del sistema mediale, non ci sono dubbi.
Certamente la televisione cambia, la televisione si trasforma, è anche un po' il senso del titolo dell'annuario di quest'anno, che è appunto Total TV, perché oggi la televisione, quella diciamo lineare, tradizionale... Mostriamo la copertina, dico la regia, così insomma possiamo capire bene di cosa parliamo, prego, prof. Questa specie di nuovo neologismo, no? Total TV, sta proprio ad indicare il fatto che la televisione, insieme quella televisione, diciamo così, tradizionale, che ci tiene compagnia, che ci crea appunto dei rituali, ma insieme anche tutta la televisione, diciamo, nuova. Sapete che... spesso si è esperienza un po' di tutti, no? in questi mesi o in queste settimane, il fatto di cambiare il televisore, stanno entrando infatti, nelle case degli italiani. Come stanno cambiando gli italiani, prof? Cioè gli italiani che guardano la TV, per esempio, le abitudini sono cambiate? Ci faccia una fotografia su questo. Sì, sono cambiate, stanno cambiando, perché questo elemento, diciamo, di tecnologia, il televisore nuovo che però è connesso alla rete, che sta entrando, connesso ad internet, sta entrando nelle case degli italiani, sta cambiando le abitudini. Quindi da un lato la TV resta quella che abbiamo sempre conosciuto, quindi la televisione, diciamo, della sincronia, del rituale di Sanremo, del telegiornale e così via, però abbiamo molte più possibilità di poter vedere dei contenuti anche quando vogliamo noi, con un palinsesto fatto apposta per noi. Di questi giorni, per esempio, il grande successo che su RaiPlay sta avendo una fiction della Rai, che si chiama Mare Fuori, che è l'evento più visto della televisione digitale da quando si è iniziato a misurarla. Quindi diciamo che questo dà proprio il segno, no, del cambiamento dell'abitudine. Rai ha fatto un po' un esperimento provando a distribuire questa serie prima di mandarla in onda, distribuirla sulla propria piattaforma digitale. Ed è stato un esperimento estremamente riuscito. È vero, grandissimo successo di Rai Digital e della Rai, assolutamente. Un ultimo aspetto che voglio affrontare con lei, perché sicuramente non possiamo ignorare la pandemia. Ecco, quanto ha inciso la pandemia sulla televisione? La pandemia ha inciso moltissimo sulla televisione. Nel periodo della pandemia ovviamente eravamo anche un po' costretti in casa, ma gli italiani hanno eletto la televisione a mezzo di riferimento, molto più di altri mezzi, molto più di internet, perché la televisione, quindi abbiamo visto una crescita esponenziale dei consumi di televisione, soprattutto appunto lineare, tradizionale, ma perché la televisione è stata, diciamo, un po' da un lato confortante, dall'altro certo. lato era il punto di riferimento che ci dava le informazioni giuste, quelle, diciamo, non le fake news, e quindi la televisione ha avuto un grandissimo ruolo nella fase della pandemia. Grazie professore, io invito tutti ovviamente a andare online e cercare il suo annuario Total TV, intrattenimento, fiction, informazione, sport, fra broadcasting e streaming, davvero molto molto interessante. Grazie ancora professore, ci vediamo presto. Grazie e buon lavoro. E noi ci vediamo domenica prossima con Timeline. Buon Sanremo a tutti!